Una vicenda giudiziaria che inizia ad ottobre del 2014. Una bambina di soli 2 mesi muore al Santo Bono di Napoli, dove giunge in gravi condizioni dall'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. La procura, su richiesta dei genitori originari di Ponte Cagnano, apre un'inchiesta. Si indagano 40 persone tra medici e paramedici dei due ospedali, ma anche dei soccorritori. Ma ad uccidere la piccola, secondo la procura della Repubblica, sarebbe stata la mamma scuotendola con la forza. Ad ottobre scorso, dopo esattamente un anno dalla morte della prima figlia, la coppia di Ponte Cagnano ha avuto un bambino. La procura di Salerno ottiene la revoca della potestà genitoriale, ma ieri il Tribunale dei minori ha riaffidato il piccolo ai propri genitori. Il vescovo di Caserta, Monsignor Giovanni D'Alise, giunto nella cittadina poco più di 2 anni fa, sarebbe già sul punto di essere trasferito a Nola. A rivelare la circostanza è l'agenzia religiosa Dista, secondo la quale, da ambienti interni e comunque molto vicini alla curia casertana, si dà infatti per certo l'imminente trasferimento di D'Alise alla guida della diocesi di Nola, dove il vescovo Beniamino De Palma ha da poco compiuto 75 anni, rassegnando le dimissioni per raggiunti limiti di età. Dietro il trasferimento, a cui mancherebbe solo la firma di Papa Francesco, ci sarebbe Monsignor Giovanni Angelo Becciu, influente Monsignore della Curia Romana. Operazione Ecoballe in Campania. Partite solo 1.000 tonnellate, andate tutte in Italia. Da più di 2 mesi dall'avvio delle operazioni e della conferenza stampa congiunta di De Luca e Renzi, una parte consistente di spazzatura tritata ed impacchettata che dovrebbe essere spedita all'estero via nave è ancora ferma, perché mancano ancora le autorizzazioni dei paesi che dovrebbero riceverle. Complessivamente dovrebbero essere spedite in impianti italiani o stranieri quasi 500.000 tonnellate, meno di un decimo del totale. In Campania restano ancora depositate, infatti, più di 5 milioni di tonnellate di balle accumulate durante le diverse gestioni commissariali. Aveva denunciato la camorra portando all'arresto di 13 persone, tra cui l'ex sottosegretario Nicola Cosentino, ed era stato riconosciuto come vittima dal fondo per gli usurai che gli aveva assegnato 400.000 euro, ma ha perso tutto. Luigi Gallo, 51enne, prima non ha potuto aprire l'impianto di carburanti a causa della camorra. Ora, per un contenzioso con l'ANAS, si è visto revocare i fondi, dato che sono scaduti i 12 mesi per l'utilizzo. L'uomo si appella oggi al presidente Renzi per, come afferma, un disperato bisogno di lavorare. Un decreto di sequestro preventivo delle quote societarie dell'intero patrimonio immobiliare della società Margherita SRL è stato eseguito dagli uomini del nucleo di polizia tributaria di Napoli. Il provvedimento è stato emesso dal giudice delle indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli. La Margherita SRL, ricorda in una nota il procuratore aggiunto di Napoli, Vincenzo Piscitelli, rientra nel gruppo Barbaro, attivo nel settore della vendita di capi di abbigliamento e di accessori di lusso per uomo, donna e bambino, e in particolare a quale oggetto sociale la gestione del patrimonio immobiliare del gruppo. L'operazione, continua il procuratore della Repubblica, si colloca in un'ampia indagine per reati di bancarotta fallimentare avviata a seguito del fallimento della società Barbaro SRL avvenuto nel 2015. Si evidenzia il ruolo centrale della Margherita SRL, proprietaria di circa 40 immobili. Solo pochi giorni fa le immagini di una rapina a 2 turisti russi nel centro di Napoli e il turno di un'altra sventurata turista, questa volta italiana, di Forlì, in visita nella città partenopea, alla quale un rapinatore ha tentato di sottrarle la catenina d'oro, ma è stato arrestato da un poliziotto libero dal servizio. Pregiudicato di Forcella, Bruno Palumbo, di 50 anni, ha preso di mira la donna che era in visita nel capoluogo partenopeo, non accorgendosi che un agente del commissariato di polizia Decumani, fuori servizio, lo osservava da una panchina. Il rapinatore, che sino a 2 anni fa era in carcere per un reato analogo, è stato nuovamente arrestato per furto e sarà processato con rito per direttissima. Prima iscrizione nel registro delle unioni civili al comune di Avellino. In base alla legge Cirinnà, approvata in via definitiva dal Parlamento l'11 maggio scorso, l'ufficiale di stato civile del capoluogo irpino, rappresentato dal sindaco Paolo Foti, ha iscritto una coppia omosessuale che conviveva da 10 anni. Si tratta di un 31enne di Avellino e di un 40enne di Salerno. Dopo la prevista istruttoria della richiesta, durata 15 giorni, la loro unione è stata formalizzata alla presenza di 2 testimoni nel primo pomeriggio di ieri. Alla cerimonia hanno partecipato pochi intimi amici della coppia. Sorpresi 2 uomini dell'Est Europa mentre scaricavano da un autocarro scarti di lavorazione edile su un terreno di via Grotte di San Lazzaro di Capua. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza, l'automezzo era intestato al titolare di una ditta di pulizia generale di edifici. I 2 operai non sono stati in grado di mostrare alcuna autorizzazione per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto, commercio e di intermediazione dei rifiuti. Sul fondo di circa 2.000 metri quadri c'era una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto.
dove erano stati sversati rifiuti di ogni tipo, anche di natura speciale, come Eternit, guaine bituminose, fusti di olio esausti, pneumatici e cemento. Il terreno di proprietà del comune di Capo era stato affidato ad una società di Airola in provincia di Benevento, che lo avrebbe dovuto utilizzare quale piattaforma ecologica comunale. Il rappresentante legale della società e di due operai sorpresi in flagranza di reato ed il proprietario del mezzo utilizzato per il trasporto del materiale sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. L'apertura delle scuole superiori e la manutenzione delle strade di competenza della provincia di Caserta non sarebbero più a rischio. A darne rassicurazioni è stato il presidente della provincia Angelo Di Costanzo, che ha spiegato quali saranno le risorse che si utilizzeranno per far fronte ai lavori di cui necessitano gli istituti superiori scolastici alla loro regolare apertura a settembre e per effettuare la manutenzione delle strade provinciali. Si tratta di una somma complessiva pari a 30 milioni di euro che la provincia è riuscita a racimolare dal decreto per gli enti locali emanati dal governo, stanziando per Caserta 4 milioni di euro, di cui 2 milioni e mezzo saranno utilizzati per le strade ed il restante 1,5 milioni per le scuole. Vacanze di agosto nel Sannio, tra le tante occasioni per visitare luoghi e paesi sanniti ricchi di storia, di tradizioni e di cultura, da non mancare di recarsi a San Salvatore Telesino, sempre in provincia di Benevento, dove studenti universitari lituani sono impegnati quest'estate a ripulire l'area di quelle che nell'antica città di Telesia erano le terme di Teseo. Un complesso che sorge in località Telese Vetere, proprio a ridosso della strada provinciale San Salvatore Telesino, Telese Terme. Gli studenti lituani, impegnati nella campagna 2016 dell'iniziativa progettuale Telesia Archaeological Project, sotto la guida del professore Luigi Pedroni e con il sostegno dell'architetto Leucio Iacobelli di San Salvatore Telesino, stanno riportando alla luce l'area termale grazie ad un accordo con la competente sovrintendenza archeologica. È una fantastica doppietta quella azzurra nel tiro a volo skit donne, con Diana Bacosi oro e Chiara Cainero argento, altro podio conquistato dall'Italia del canottaggio, con una straordinaria rimonta, Castaldo, Lodo, Montrone e Vicino sono medaglia di bronzo nel 4 senza, delusione per il quarto posto nel fioretto maschile a squadre. Impresa storica quella di ieri nel rugby a 7, le isole Fiji hanno conquistato la loro prima medaglia olimpica ed è la più preziosa, quella d'oro. I fijiani hanno battuto infatti per 43-7 gli inglesi nella finale del torneo. L'amore per il mio paese e questa maglia è troppo grande. Con queste parole Messi ha riaperto il suo discorso con la nazionale. L'ho visto con una grande voglia di tornare, non voglio però essere precipitoso, il commento del nuovo tecnico Bouza. Un ordine di arresto è stato emesso dalle autorità turche nei confronti di Hakan Şükür, l'ex calciatore di Galatasaray, Torino, Parma ed Inter, che aveva lasciato la Turchia un anno fa. Eletto nel Parlamento nel 2011, si era dimesso dopo la spaccatura nel governo. Secondo quanto riportato, l'ex calciatore è accusato di appartenere ad un gruppo terroristico armato vicino a Fethullah Gulen. Volano le Ducati a Red Bull Ring. In Austria il più veloce nelle prove libere è stato Andrea Dovizioso davanti al compagno Iannone, una doppietta che fa sognare la casa di Borgo Panigale. Seguono Staccati, Vignales e Rossi. Oggi si lotta per la pole position. Zaza non è stato convocato per l'amichevole con le spagnole ed è atteso in Germania per valutare le strutture e l'offerta del Wolfsburg. L'attaccante non sarebbe ancora convinto della destinazione, ma la Juventus spinge per la cessione che sbloccherebbe l'arrivo del centrocampista. Il nome caldo è quello dell'interista Marcelo Brozovic, mentre il tecnico Massimiliano Allegri sogna Cesc Fabregas. Axel Witsel invece può essere il colpo di fine mercato. L'Inter continua a far muro e respinge la nuova offerta da 60 milioni del Napoli per Mauro Icardi, rinviando però ogni discorso legato al rinnovo. Decisione che non ha trovato il gradimento dell'entourage del giocatore, mentre dall'Inghilterra resta fortissimo anche il pressing del Chelsea. Lunedì intanto dovrebbe essere il giorno di João Mario, che oggi giocherà l'ultima gara con lo Sporting, mentre per l'attacco rispunta la suggestione Carlos Tevez. Il DS è giunto, infatti è in Croazia per chiudere l'acquisto di Marco Rog dalla Dinamo Zagabria, mentre dal Torino si avvicina Nicola Maximovic, non convocato per la gara di Team Cup con la Pro Vercelli, e con il Milan si accende la trattativa per Mattia De Sciglio. Il Milan ha fretta di regalare un rinforzo a centrocampo al tecnico Montella. I rossoneri hanno dato un ultimatum al Boca Junior per Rodrigo Betancourt, sul quale pende un'opzione in favore della Juventus. In alternativa è pronto un nuovo assalto a Real Madrid per Mateo Kovacic, che non escluderebbe anche il sogno Juan Cuadrado. Previsioni dunque per il 14 agosto 2016. È sempre l'alta pressione a dominare tutto lo stivale, un'altra giornata piena di sole e anche un po' più caldo. Ecco il dettaglio realizzato da ilmeteo.it. Al nord il sole, come detto, domina incontrastato su tutte le regioni, portando una giornata calda e tipicamente estiva.
Raggiungiamo il territorio del centro Italia. Sarà qui un'altra giornata all'insegna del bel tempo e di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Spostiamoci infine al sud, tutte le regioni anche qui godranno di bel tempo, il sole e anche un clima che sarà decisamente piacevole. I venti saranno generalmente deboli dai quadranti settentrionali. Temperature previste per questa giornata. Minime che risultano essere in ripresa al centro-nord. I valori saranno infatti compresi tra 10 e 21 gradi. Durante il giorno invece prevediamo 26-34 gradi al nord, 25-33 gradi al centro e non più di 31 gradi al sud.